Salve, benvenuti su New Horizon ai confini della conoscenza. In questo video andiamo a demistificare una delle tante affermazioni fatte da Favari, l'ingegnere terrapiattista, in particolare quella che lui avrebbe dimostrato che la Terra è piatta osservando Malta dal sud della Sicilia, dalla provincia di Ragusa, in particolare dalla località di Camemi. E secondo lui la possibilità di vedere Malta da kamemi, dimostrerebbe che la Terra è piatta e andremo a vedere che non è così. Abbiamo già parlato di Favari in tanti altri video dove ho demistificato le sue affermazioni, dove lui asserisce di aver dimostrato che la Luna è a 5.000 km circa, il Sole, anche pure, e abbiamo evidenziato tutti gli errori, anche eh, gravi di calcolo che lui ha fatto ma soprattutto più che errori di calcolo ho fatto degli errori concettuali, ma per questo vi rimando ai video che ho fatto all'epoca. Oltretutto non è solo un fatto di distanza errata tra la Terra e la Luna come dato numerico, ma è proprio come ho dimostrato in quei video e poi negli ultimi che vi ho fatto adesso su come si misurano mediante triangolazione le distanze tra Terra e Luna o Terra e Sole, vi ho fatto vedere anche che, ipotizzando la Terra piatta, non c'è proprio soluzione al problema, perché le rette direttrici, identificate dalla misura di azimuth e di altezza nel punto dove si trova l'osservatore sulla superficie della Terra, non si vanno a incrociare in un punto dove dovrebbe stare il Sole o la Luna, ma vanno in direzioni completamente diverse. Mentre invece, sulla Terra ipotizzata come sferica, il problema della triangolazione ha soluzione e ci porta a una soluzione che ha la corretta distanza che l'astronomia ci dice per Sole e Luna. Ma, ripeto, non è solo un problema di diversa distanza, è proprio un problema che, ipotizzando la Terra piatta e senza andare a correggere per la curvatura della Terra le misure di altezza e di azimuth, la soluzione della triangolazione di Sole e Luna non c'è. Comunque, questo lo abbiamo detto in quei video a cui vi rimando, in questo invece demistificheremo l'affermazione che l'osservazione di Malta da Camemi dimostrerebbe che la Terra è piatta. Allora, brevemente andiamo a vedere le formule che ci servono per l'orizzonte geometrico. Questa è la Terra. Dal centro della Terra abbiamo un osservatore in un certo punto che si trova ad un'altezza h0. Se noi andiamo a tracciare la tangente alla sfera a partire dal punto dell'osservatore noi possiamo individuare un triangolo rettangolo che ha come lati il raggio della Terra e poi l'altro l'ipotenusa è il raggio della Terra più l'altezza dell'osservatore. Quindi praticamente molto semplicemente possiamo dire che il raggio della Terra, che è questo qui, diviso l'ipotenusa che è il raggio della Terra più h0 sarà il coseno di questo angolo alfa che sottende l'arco ab sulla superficie terrestre e quindi molto semplicemente alfa sarà l'arco coseno del raggio della Terra diviso il raggio della Terra più l'altezza dell'osservatore. A questo punto determinato alfa è banale trovare AB essendo questo arco AB semplicemente alfa i radianti per il raggio della Terra. Mentre invece la distanza ottica che è osservatore B sarebbe semplicemente il raggio della Terra per la tangente di questo angolo qui, perché... O b diviso il raggio della Terra è la tangente di alfa, ma la tangente di alfa è semplicemente seno diviso coseno, e il seno è la radice quadrata di 1 meno coseno quadrato. E quindi, con un po' di calcoli, troviamo che eh, la distanza ottica è la radice di altezza dell'osservatore per altezza dell'osservatore più due volte il raggio della Terra. E quindi vedete che molto semplicemente noi il problema generale abbiamo un osservatore da una certa altezza e poi abbiamo un oggetto che noi andiamo ad osservare. Quindi abbiamo l'altezza dell'osservatore, che in queste formule è HB, invece poi abbiamo HL che è la lunghezza della parte dell'oggetto nascosta dall'orizzonte, e se per esempio l'oggetto è alto, diciamo H, la differenza tra H-HL sarà la parte che emerge dall'orizzonte. Allora, adesso andiamo a vedere come si calcola DL e come si calcola HL. Allora, prima abbiamo visto come si calcolano OB e come si calcola questo angolo alfa. Adesso, quindi l'angolo alfa lo conosciamo, questo angolo alfa qui lo conosciamo e, e dobbiamo andare a calcolare sia questo angolo beta e sia dobbiamo determinare questa ipotenusa, cioè dobbiamo determinare questa ipotenusa che è pari al raggio della Terra più hL. Allora, intanto notiamo che dl diviso il raggio della Terra è uguale alla tangente di questo angolo beta qui. E l'altra cosa che sappiamo è che la distanza tra osservatore e oggetto da osservare, quindi sulla distanza intesa come percorso sulla superficie terrestre, l'ossodromica in questo caso, quindi BL sul raggio della Terra è uguale alla somma di alfa più beta. A questo punto noto beta, possiamo dire che il raggio della Terra diviso questa ipotenusa, che è il raggio della Terra più HL, sarà uguale al coseno di beta. E con beta ci possiamo anche trovare dL, perché dL è il raggio della Terra per la tangente di beta. A questo punto possiamo esplicitare HL che è la nostra incognita, e viene semplicemente che HL è uguale raggio della Terra diviso coseno di beta meno raggio della Terra. Allora tutte queste formule le ho semplicemente implementate in questo foglio elettronico dove si mette l'altezza dell'osservatore, l'altezza dell'oggetto da osservare, la distanza tra osservatore ed oggetto, che sarebbe l'arco che va dall'osservatore all'oggetto sulla superficie terrestre. Poi si mette il raggio della Terra, poi se io conosco l'altezza dell'osservatore mi posso calcolare eh, l'orizzonte. L'orizzonte sarebbe la distanza dall'osservatore misurata sull'arco terrestre per cui io vedrei un oggetto che è alto 0. Poi mettendo anche quella che è la distanza tra l'osservatore e l'oggetto da osservare, intesa distanza come l'arco di circonferenza sulla superficie terrestre, mettendo anche questo dato si può calcolare, come abbiamo le formule di prima, quello che è l'orizzonte nascosto, in questo caso a 90 km. E poi l'altezza emergente, come abbiamo detto, sarà l'altezza dell'oggetto che noi dobbiamo osservare meno l'altezza nascosta. E quindi in questo caso sarebbero, vedete, 140-107 uguale 32. Quindi questo è eh, la, diciamo, il foglio elettronico che utilizzo nei calcoli. Allora, come ho accennato prima, lui ha preso delle foto da questo sito che eh, fotografano Malta praticamente da una località che si chiama Kamemi ottenuto queste foto si vedono presumibilmente varie località di Malta, il fatto che si veda Malta dimostrerebbe che secondo lui che la Terra è piatta perché data la quota di osservazione e data la distanza secondo lui Malta non si dovrebbe vedere, ma questo andremo a vedere che è decisamente falso. A suffragare questa tesi lui fa i calcoli usando quelle stesse formule che abbiamo visto prima sostanzialmente, e però poi andremo a vedere dove si trova l'Inghippo, in altre parole lui dice Camemi che è 220 metri, eh, l'altezza di Gargur, che è una di queste località, è 146 metri, in effetti è giusto. Asserisce che la distanza sono 100 km, però calcola che la distanza ottica dovrebbe essere eh, 96 km. Ecco per capirci, la distanza ottica sarebbe db più dl in questa immagine. A questo punto dice se io calcolo db più dl che è la distanza ottica, se questa è maggiore della distanza reale con hl pari all'altezza della località che voglio osservare, vorrà dire che alla distanza reale io avrò che questa località emerge dall'orizzonte, altrimenti che rimane sotto l'orizzonte. A questo punto lui si calcola che di B più di L di prima vengono 96 km e 96 km sarebbe meno dei 100,3 km che lui attribuisce come distanza tra Camemi e Gargur. Le foto di Favari sembrano proprio tratte da questo sito, da questo fotografo, ora lo leggiamo e andremo a verificare con il calcolo se queste cose sono vere, cioè... L'arcipelago maltese, formato dalle isole maggiori di Malta, Comino e Gozzo, si estende a sud della costa ragusana, ad una minima distanza di 80 km da costa a costa. Infatti, Malta è a sud della Sicilia. Nelle limpide giornate autunnali ed invernali si può scorgere all'orizzonte marino della costa ragusana l'arcipelago di Malta. Uno sguardo attento. Può ben distinguere i tre colli di gozzo, comino e Malta anche senza l'ausilio di un binocolo. Se ci portiamo a livello del mare non riusciamo a vedere Malta, ma se ci innalziamo poco sopra i 100 metri, possiamo distinguere già la parte più alta dell'arcipelago, ovvero i tre colli di gozo. Già inutile dire che già questa cosa è la dimostrazione che la Terra è sferica e quindi che non è piatta, perché se fosse piatta, non dovrei salire sopra 100 metri per vedere Malta, ma vabbè andiamo avanti. Dalla strada provinciale che collega Ragusa con Marina di Ragusa, giunti all'altezza di villaggio Camemi, si libera la visuale dell'orizzonte a sud ed è pertanto la prima possibilità di osservare Malta nel caso l'orizzonte terzo lo permetta ed è possibile continuare ad osservarla fino all'altezza del villaggio Cerasella. Superata Cerasella sotto i 100 metri se ne perde la visibilità sia per la copertura a sud delle abitazioni sia perché il nostro orizzonte è visibile man mano che scendiamo verso il mare si riduce a pochi chilometri e non siamo in grado di osservare nemmeno le colline più alte delle isole maltesi, proprio perché la terra è sferica. Ora viene l'interessante, quindi considerato che ad esempio Gatto Corvino è a 182 metri sul livello del mare e che l'orizzonte di cui parliamo non è il livello del mare, ma un'altezza di circa 180 metri, Gordan. è possibile vedere l'arcipelago di Malta dalle principali alture della costa Iblea tenendo in considerazione comunque l'indice di rifrazione. Ho avuto modo di osservare Malta e contemporaneamente riprendere da Contrada Pizzillo che sta a 450 metri e distanza 94 km da Gozzo, ma questo ovviamente non ci interessa perché non sono le foto che porta Favari ecco vedete da Gatto Corvino, altezza 170 metri, distanza 80 km dal promontorio di Gozzo qui si vede nettamente Malta e poi andremo a vedere se con questi dati le cose ci possono stare nella Terra Sferica qui poi vediamo proprio Camemi da cui sono state prese le foto in oggetto ora vedete io non so esattamente da che posto di Camemi è stata presa la foto però vedete su Camemi mi dà un'elevazione di 216 metri, però vedete si può salire, ci sono posti dove anche in zona arrivano a 264, anche di più, quindi bisogna vedere poi il punto esatto da dove hanno preso questa, questa fotografia. Tetto Corvino, un po' più basso, viene dato sui 180 metri. Vediamo invece le distanze, da Camemi a Gozzo cioè abbiamo, vedete più o meno, una novantina di chilometri, ecco mentre proprio a Malta siamo sui 100 km quindi poi a seconda del, del punto diciamo mediamente 100 km a Malta e sui 90 km a Gozzo quindi mettendo 220 metri che l'altezza da Camemi anche Camemi bassa 190 metri e l'altezza invece dall'altra parte a cui arrivano le vette dell'isola di Gozzo 90 km la distanza e possiamo vedere che a 90 km intanto, vedete, l'orizzonte nascosto è 107 metri. Questo vuol dire che per differenza con l'altezza dell'isola di Gozo, abbiamo ben 82 metri di isola visibile. Mentre Malta, abbiamo visto che sta circa invece a 100 km. Invece dal punto di vista geografico l'isola di Malta arriva a 253 metri sul livello del mare, una parte nascosta a 100 km di 173 metri, una parte emergente di 79 metri, quindi vedete è normale che si veda l'isola di Malta, e quindi vedete che è normalissimo che da Camemi si vedano entrambe le isole in una terra sferica con raggio di 6373 km. Tocorvino invece è più bassa, 170 metri, e, e, però è anche più vicina. Da Gatto Corvino invece all'isola di Malta siamo tra i 92-96 km, diciamo 95 km. Quindi sappiamo che Malta è 253 metri, da Gatto Corvino sono 170 metri, mettiamo 95 km. E vediamo che abbiamo 184 metri nascosti ma ben 69 metri quasi di malta emergenti e quindi ci fanno vedere una bella fetta una bella parte dell'isola di malta ora però scendiamo nel calcolo specifico cioè la distanza tra camemi e gargur e vedere se questa località di gargur situata a 146 metri con camemi a 220 metri di altezza in effetti si possa vedere tra Camemi e questa Gargur risultano circa 98 km, ovviamente c'è una variabilità perché poi bisognerebbe vedere il punto esatto. Di Camemi avevamo visto che stavamo sui 220 metri, questo Gargur è a 140 metri, 146 metri, 148. In effetti se la foto fosse proprio scattata da Kamemi, 220 metri con l'altezza di questa località 145 metri a distanza di 100 km, in effetti questa località dovrebbe stare sotto l'orizzonte. Ma la domanda è, siamo sicuri che questa foto è stata scattata da 220 metri? Vedete che basta per esempio veramente poco per, per cambiare. Il fatto che eh, diciamo questa località debba stare sotto l'orizzonte, se, per esempio, è presa da 270 metri già Gargur è 10 metri sopra l'orizzonte, se, per esempio, la foto eh, fosse presa da 300 metri, vedete, eh, Gargur sarebbe già ben 30 metri sopra l'orizzonte, quindi sarebbe nettamente sopra l'orizzonte, allora dobbiamo andare a vedere. A capire se questa foto veramente è veramente scattata da un'altezza di 220 metri o se è scattata da una quota più alta. In altre parole, cerchiamo di capire il punto esatto da dove è stata scattata, perché è vero che Camemi è 220 metri, ma 220 metri è nel villaggio, in mezzo alle case, e dubito che l'hanno scattato da lì. Intorno a Camemi, come poi vedremo, ci sono anche dei posti molto più alti, eh, per esempio anche a 300 metri o più per esempio, andiamo a fare un assaggio nella zona, vediamo un po' che cosa c'è. Siamo vicino a Kamemi, nei dintorni del villaggio, e vedete, andiamo in una zona dove ci sono questi muretti che si vedono anche nella foto. Vedete qui, per esempio, siamo già oltre 300 metri di altezza, quindi un osservatore che si trova qui vedrebbe tranquillamente queste località. Ci sono posti alti anche oltre, parecchio oltre 300 metri vicino a Kamemi. E' quindi normale che si vedano queste località come Gargur, poi ricordiamoci che nel calcolo che ho fatto io non sto tenendo minimamente conto della diffrazione che comunque aiuta e alza ancora un altro po', e quindi ripeto, il fatto di vedere Malta eh, da queste località e di vedere Gargur e anche molto più di Gargur da queste località, quindi vedere anche molto più in basso, perché abbiamo visto che già con 300 metri ci cioè avanzano oltre 30 metri, è normalissimo poter vedere queste località e anche molto più giù, quindi è questo praticamente senza nemmeno chiamare in ballo la rifrazione che sappiamo che comunque aiuterebbe ulteriormente. Vedete com'è facile giocare sulle altezze, le distanze, eh, quando i terrapiattisti portano queste prove di orizzonte, vedete che non provano nulla perché basta un piccola incertezza sulla posizione e sull'altezza che cambia tutto. La prova regina è stata data durante la conferenza di Palermo eh, di maggio di quest'anno, nel senso che io ho fatto la dimostrazione, dati sperimentali alla mano, dati fotografici alla mano e il relativo calcolo di curvatura che risulta assente, cioè, nel senso che io ho a che fare con i calcoli quotidianamente per via della mia attività a livello ingegneristico. Sì, quindi voglio dire, eh, ho ricontrollato parecchie volte, ma ho chiesto anche a dei colleghi ingegneri di ricontrollare, ma giusto per, eh, come dire, per rito, nel senso che uno chiede a un collega di verificare perché pone sempre che ci può essere l'errore, umilmente naturalmente. No? Per cui questi calcoli hanno sempre dato eh, un risultato negativo sulla presenza della curvatura terrestre. Quindi avete capito, avrebbe dimostrato che la Terra è piatta, ma proprio dimostrato: eh? attenzione, come aveva dimostrato che la Luna è a 5.000 km, come ha dimostrato che il Sole è a 5.000 km, basandosi sulle sue congetture sbagliate. Però, come vedete, anche in questo caso, alla fine, che cosa ha dimostrato il nostro amico Favari? Una beata minchia! Bene, questo video si chiude qui, se vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete dislike, ma se vi piace il canale di New Horizon non dimenticate di iscrivervi.